Linus, voce storica di Radio DJ, ha avuto un piccolo incidente. L'ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram, mostrando i segni, ben visibili, sul volto di quanto gli è accaduto. La foto, che è molto forte, ha ovviamente preoccupato tutti, ma lui, che oltre a condurre DJ Chiama Italia con Nicola Savino collabora, anche con il sindaco Sala per l'organizzazione di eventi a Milano, ha sdrammatizzato il tutto accompagnando lo scatto con il naso incerottato e un po' di graffi con la didascalia. Caduto. In bici. Ha scritto sul suo profilo Instagram no, a piedi, come un cretino. Tre punti e naso rotto. Stamattina ho gli occhi neri e gonfi che sembro Rocky Balboa. Insomma, un sabato mattina proprio da dimenticare per Linus, 60 anni. Naturalmente, alla vista di quella foto, i suoi fan l'hanno inondato di messaggi di pronta guarigione. Forza Linus, no.in, bocca al lupo per una rapida ripresa, povero, si legge sotto al post. E ancora, con un po' di ironia. Che botta, succede a chi va di fretta, virgola, hai già pronti gli occhiali scuri per lunedì, picco di ascolti lunedì mattina sul canale 69 per vedere l'evolversi delle ferite. Nel frattempo, buona guarigione, e hai fatto arrabbiare tua moglie. Non è la prima volta che Linus condivide coi fan una disavventura di questo tipo. Era già successo ad aprile scorso, quando aveva avuto un altro incidente, ma in bici. Punto. In quell'occasione il conduttore radiofonico e direttore artistico di Radio DJ era caduto durante un giro in bicicletta, e si era procurato una ferita alla coscia, proprio sotto il gluteo. Anche in quella circostanza, però, l'aveva presa con ironia. Adesso aveva scritto sempre su Instagram sotto allo scatto con in primo piano la ferita sanguinante «Sono un vero ciclista di Esis che botta». Più di 1000 i messaggi dei fan piovuti sotto al post. Linus, proprio l'altra sera, è stato ospite insieme a Nina Morito di Peter Gomez. Alla confessione, ha parlato dei suoi colleghi. Di Claudio Cecchetto ha rivelato che non c'è mai stata una grande amicizia. Ai tempi di Claudio la radio era divisa tra gli amici di Claudio e quelli che lavoravano con lui. Di Fabio Volo, invece, ha detto che è un ragazzo molto complicato dal punto di vista affettivo e caratteriale. Se è un bravo scrittore. Diciamo che non è il mio tipo di letteratura, non leggo i suoi libri perché li trovo troppo femminili come atteggiamento, e come tipo di argomento di riferimento.